Allora, buongiorno a tutti, mi chiamo Francesco e intanto che digerite vi parlo di Spreaker. Spreaker è una web radio 2.0, significa che tutti i contenuti e i palinsesti sono creati dalla comunità degli utenti. Quando parliamo di web radio noi intendiamo qualcosa che potete ascoltare mentre guidate, andando al lavoro, mentre lavorate, e in cui c'è un vero e proprio palinsesto con dei programmi, dei notiziari e anche dei programmi in diretta. Non parliamo quindi di podcast che vanno scaricati e non parliamo di tutti quei servizi dove ascoltate solo della musica, oggi su internet. Allora, c'è un sacco di gente che vuole dire la propria. Già oggi esistono un sacco di radio online perché è molto più facile che non negli anni 70 creare una propria stazione radio dove bisognava creare un'antenna, un trasmettitore, eccetera. Però rimangono ancora oggi un certo numero di problemi per chi vuole creare una stazione di questo tipo. Il primo è legato alla tecnologia. Non tutti in realtà sono ancora capaci di farlo. Il secondo è un problema di costi, perché bisogna pagare sia la banda trasmissiva per avere un certo numero di utenti e supportarlo, sia i costi legati alle royalties musicali. Inoltre, se si vuole fare una radio, bisogna essere preparati a riempire qualche cosa come 12 ore di programmazione tutti i giorni. Ora, non credo che nessuno di voi pensi di stare 12 ore davanti a un microfono, magari coinvolgere gli amici. Quindi quello che capita di solito è che dei buoni contenuti, dei contenuti di qualità, magari i prossimi Fiorello e Baldini o la prossima Jalapas Band, potrebbero andare persi in un grosso palinsesto che è riempito di musica, perché in realtà loro trasmettono solo mezz'ora al giorno. Bene, Spreaker è la nostra risposta a questi problemi. Noi abbiamo cercato di risolverli cambiando il paradigma, ossia creando un servizio in cui gli utenti non creano più una radio, ma creano uno show al massimo delle loro possibilità. Le radio e i palinsesti vengono poi creati dagli utenti stessi, aggregando uno dopo l'altro questi show, quindi creando dei veri e propri flussi audio. In realtà creare uno show è molto facile, basta collegarsi online al sito e appare in automatico una DJ console che permette di mixare la propria voce con delle tracce audio, con degli effetti sonori e applicare anche degli effetti. Quanto tempo mi rimane? 50 secondi. Oh, ok, fantastico. Altra cosa da dire, è tutto gratis. Paghiamo tutto noi, i diritti della musica, la banda trasmissiva, eccetera. Quindi più o meno abbiamo risolto tutti i problemi. Dove ci guadagniamo, perché non siamo una società non profit? Ovviamente sull'advertising e sull'e-commerce legato alla piattaforma. Ci sono stato. Quando sarà pronta la piattaforma? Va bene, lanciamo in beta privata a gennaio, a giugno è disponibile per tutti. Domanda. Come fai a fare gli utenti? Come fai a... Quali sono le metriche, il modello di marketing dietro? Perché vanno sul sito? Un po' più di tre minuti. Allora, gli utenti, ci sono due grossi cluster di utenti che abbiamo individuato che sono i nostri utenti potenziali. Chi non è contento di quello che trova oggi sul web, perché quello che c'è oggi sul web non è abbastanza partecipativo, cioè io su Last.fm posso scegliere vagamente qual è l'elenco delle canzoni, ma non partecipo abbastanza, questo è il cluster A, e il secondo cluster di utenti sono tutti quelli che non sono contenti di quello che c'è oggi sul web, perché non è abbastanza vario, non è abbastanza innovativo. Allora, il nostro obiettivo è puntare prima sul cluster di utenti che hanno qualche cosa da dire, per generare ovviamente una base di contenuti, e poi ovviamente allargare al secondo cluster, e poi ovviamente in dettaglio con più tempo. E quali sono gli investimenti di marketing necessari per attrarre il primo cluster di utenti? Sono parecchi, li abbiamo quantificati, abbiamo un business plan, noi pensiamo di lanciare ovviamente in una country, anche se il servizio è immediatamente multilingue e disponibile a tutti, e stimiamo che l'investimento di marketing non sia eccessivo, perché ovviamente si parla di utenti che già stanno lavorando su web, su community o su altre cose, però richiede qualche cosa tra i 150 e i 300 mila euro. Per quanti utenti? Sostanzialmente qual è il confronto tra CPA e CPM? Detto proprio allora, diretto. Noi stiamo collaborando già con un'agenzia che si chiama AdsWith, gestisce tutta la pubblicità audio sostanzialmente di Radionomy e altri nostri servizi concorrenti in Europa. I dati sui CPA li abbiamo, sono anche abbastanza pubblici. Il CPA medio in Europa va tra gli 8 e i 12 euro, il CPM scusa, 8 e 12 euro, 8 Francia, 12 Germania, è molto alto, mentre negli Stati Uniti si attesta tra i 4 e i 5 dollari, dove è bassissimo perché c'è un grossissimo inventory non venduto. Comunque abbiamo i dati e... Mentre il CPA, per quanto paghi per avere un utente? Quindi con quei 300.000, metti che abbia una bella valigetta qua con 300.000 euro, che non ho purtroppo, te li do, quanti utenti
hai con 300.000 euro in 6 mesi, un anno? Adesso non vorrei sparare dei numeri a raglio. Se ce l'hai in mente, altrimenti sì, non importa. Abbiamo dei CPA ovviamente iniziali molto bassi, crescono come tutte le cose in alto. Abbiamo stimato un medione che in questo momento avrà tra i 5 e i 6 euro di base nei primi anni, come costo per acquisizione, qualcosa del genere. Infatti, vabbè, fatti i conti, comunque... Mandami l'Excel. Excel e poi parliamo. Vai, sì. Mi piace. Domande. Per risparmiare 30 secondi, c'è crisi. Non grazie. Altre domande? Domanda molto semplice, la radio si ascolta solo sul computer? O... No, in realtà noi lanciamo già da subito con l'applicazione iPhone anche, si ascolta solo sul computer con iPhone. Già oggi Blaupunkt e Sony hanno annunciato le prime autoradio che vanno con la scheda 3G che permetteranno di ascoltare le radio in streaming anche all'automobile, quindi l'idea è di andare su tutte le appliance. Vai.